quando poi, anche quando ero più piccolo, no, mi chiedevano: tu che squadra tifi? Il Perugia. Sì, ma di Serie A? No, il Perugia. La risposta è sempre questa. Allora, questa passione nasce praticamente da quando sono bambino, veramente. Avrò avuto la prima volta allo stadio, avevo 5 anni. E poi tutto questo grazie ai miei due nonni. Quello che ti coinvolge è sempre l'atmosfera, sempre quello che c'è intorno. Ti coinvolgono in quel modo come fanno i tifosi della Curva Nord, cioè tanta roba. E dici, nonno cavolo, mi sono divertito, mi ci riporti allo stadio? E così secondo me deve essere, cioè... I bambini fin da piccoli dovrebbero essere indirizzati ad andare allo stadio e di fare supportare la squadra della propria città. Poi da lui ho ripreso il fatto che non posso non vedere la partita del Perugia, è impossibile. Lui non poteva perdere la partita del Perugia, io non posso perdere la partita del Perugia. Questa è una maglia, come vedete, vissuta. Era di Luca Evangelisti questa maglia. E io facevo le scuole medie, facevo la maglia numero 8. Sono veramente legato a questa maglia, proprio tanto legato, custodita in un cassetto, e penso rimarrà lì come veramente come un ricordo grande che ho. Un giocatore che adoro, che mi piace tantissimo e mi piacerebbe molto incontrarlo. Allora, a parte che secondo me fa un lavoro in campo eccezionale, fa proprio un giocatore che a me piace tantissimo, e poi secondo me è una persona che merita di essere conosciuta, cioè io non dico il falzerano calciatore, io parlo proprio del Marcello uomo. No, oggi è il mio compleanno. Oggi è il tuo compleanno. Ma festeggiamo, facciamo qualcosa? Speriamo. Sì, dai, festeggiamo. Sì, sì. Dai. Impreparato perché non me l'aspettavo, quindi cosa ti voglio chiedere? Vabbè, la domanda penso classica, come ti trovi a Perugia? Perugia. Come dire, no, benissimo, sto soprattutto quest'anno in una, abbiamo una squadra, un gruppo veramente unito, fatto di bravissimi ragazzi, quindi io personalmente sono felicissimo di dove sto. Qui il calcio è importante, si respira forte, la gente ci tiene, vuole che la squadra dia tutto, che esca con la maglia sudata. Ho giocato in altre piazze dove perdevi, vincevi, pareggiavi, l'umore dell'ambiente cambiava poco. Qui a Perugia no, non è così, qui a Perugia la pressione un po' si sente, sono sincero, però questo per noi giocatori è, come posso dire, è la benzina, mi trovo nel posto giusto, è proprio quella la sensazione che provo nel stare a Perugia. Questa settimana ho aperto il profilo Instagram, è vero. In quanti ti hanno scritto? No, mi scrivo, non rispondo quasi a nessuno perché sennò non finirebbe mai. Però sì, mi hanno scritto soprattutto tifosi da Perugia, che li ringrazio, che quando mi scrivono mi hanno fatto tutti i complimenti. L'ho appena aperto, quindi non è che abbia tutti questi seguaci. Più social di tutti, cioè più social, quello che ha più seguaci mi sembra sia Nicolussi. Sì. L'altro ieri sera ho postato una foto, mi sono fatto dare una mano da vicario che mi spiegava e poi mi diceva sì, ma metti pure un emoticon, fai una foto. Mi diceva così, io mettevo, volevo mettere la foto e basta, no? E lui diceva sì, ma scrivi una cosetta.
tranquillo. Io non ce l'ho, non ho Instagram, non ho... E tu devi fare Instagram. Non me lo fai Instagram. Non mi chiede perché, ma tu devi fare. Così scrivate. No, però ovviamente è una sorpresa. Uguale. Graditissima, sì, assolutamente. Poi, come ti ripeto, mi ha fatto molto piacere. Anche a me, guarda, anche a me. Poi senza i tifosi non sarebbe poi così bello questo sport, sono loro il bello di tutto. Mi ricordo che tornai da scuola e me la ritrovai davanti, e dissi grazie a colui a cui devo la mia perugilità, senza ombra di dubbio, e lo ringrazierò sempre, sì, decisamente sì.